Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua per testare loro due. Sì, perché sia l'Apsan Zino Mini Pro che il suo radiocomando hanno avuto un aggiornamento sicuramente importante, uno di quelli che fa la differenza quando viene fatto. Non è solo dei piccoli miglioramenti, ma proprio vengono aggiunte delle funzioni. Qua abbiamo migliorato la trasmissione video, o meglio, ottimizzata la trasmissione video, quindi quello che il segnale qua è stato ottimizzato, almeno questo è dichiarato da Apsan con l'aggiornamento. Mentre per quanto riguarda lui, abbiamo adesso la possibilità di selezionare sia video che foto in H-Log, quindi questo profilo colore neutro che era tanto atteso su un drone di questo livello, perché parliamo di un drone che deve competere con DJI, che è sulla carta superiore al DJI Mini 2, e non avere un profilo log era una cosa davvero un po' imbarazzante per un drone che deve essere anche un drone, se vogliamo, semi professionale, perché comunque, o anche professionale se vogliamo, perché comunque utilizzato come drone sotto i 250 grammi. Adesso abbiamo questo profilo H-Log, quindi è stato implementato finalmente questa cosa, che non è che lui non ce l'avesse, è che erano tutte cose che dovevano arrivare, come devono arrivare i 48 megapixel della fotocamera per quanto riguarda le foto. Questo drone, come sapete, è stato lanciato davvero molto molto acerbo, quindi tutto sta arrivando adesso. Praticamente questo drone sarebbe dovuto uscire in questo momento, allora avrebbe spaccato, perché è davvero un drone solido, vola bene, sicuro, con caratteristiche impressionanti di 250 grammi, ma che ovviamente all'inizio invece aveva un po' di cose mancanti, un po' tante di cose mancanti dichiarate però sulla carta che lui avrebbe dovuto avere, e quindi è stato un po' penalizzato da tutto questo, mentre adesso si sta riallineando a quello che sono tutte le caratteristiche dichiarate da Apsan. Allora, abbiamo detto, è stato introdotto il profilo log, è stato introdotto un nuovo miglioramento per quanto riguarda la calibrazione del gimbal, perché lui aveva già la calibrazione del gimbal, adesso è stato introdotto un'ulteriore possibilità di calibrazione aggiuntiva a quella che già c'era, con anche la possibilità di calibrare, o meglio di regolare i PID per il gimbal, magari anche una roba fin troppo complicata. Ovviamente abbiamo ancora la calibrazione standard del gimbal, però abbiamo questa possibilità avanzata, tra cui appunto la calibrazione dei PID del gimbal. E io dico, va bene, bello, perché hai fatto una cosa probabilmente super professionale, ma come cavoli li calibro io sti PID? Quindi vabbè, però io questi grandi problemi con il gimbal non li ho mai avuti fino adesso, non so se sono stato fortunato o meno, però secondo me il mio gimbal lavora bene, ho fatto solo le calibrazioni standard e tutto sembra andare bene. Poi è stata introdotta la possibilità di regolare la nitidezza, la saturazione, il colore, quindi una funzione ancora in più aggiuntiva per quanto riguarda video e foto, ed è veramente una cosa interessante anche questa a livello di regolazioni. E poi doveva essere introdotto anche il blocco dell'esposizione, ma non è arrivato, o meglio, veniva dichiarato negli aggiornamenti, poi comunque non lo abbiamo attualmente disponibile, ma vuol dire che arriverà probabilmente con il prossimo aggiornamento, probabilmente con i 48 megapixel arriverà anche quello, perché è una funzione anche quella utilissima, il blocco dell'esposizione, quindi arriverà anche quello sicuramente. E poi migliorata il return to home, ed è una cosa che ho voluto provare e mandarlo apposta in disconnessione, quindi ho girato dietro a una collina che c'è qua di fronte a me, quindi il lago ha tutto intorno a sé una collina, ho girato apposta dietro la collina per farlo disconnettere, si è disconnesso, però quando è ritornato in un punto di riconnessione si è riconnesso, una cosa che mancava, ve l'avevo già detto in un altro video, che lui si disconnetteva ma poi non si riconnetteva più, praticamente faceva il return to home sempre disconnesso fino all'atterraggio, mentre adesso non so se è per l'aggiornamento alla radio, non so se è per l'aggiornamento al drone o entrambe le cose, comunque adesso quando fa il return to home in disconnessione, quando ritorna in una zona in cui il segnale diciamo ritorna presente, ritorna anche l'immagine nello smartphone e ritorna tutto diciamo alla normalità, perché era una cosa davvero strana all'inizio, la cosa di non poter vedere più niente fino a quando il drone fosse riatterrato. Quindi ragazzi, cosa dire, questo drone sta davvero crescendo in maniera esponenziale, cioè sta diventando un super drone,
sia in questa versione che anche nella versione SE rimane un drone incredibile, perché lì abbiamo sì caratteristiche inferiori, ma un prezzaccio incredibile per 249 grammi di drone, che rimane comunque con caratteristiche quasi alla Mini 2, un pochino meno, ma quasi alla Mini 2. Qua abbiamo caratteristiche secondo me superiori, e adesso le sta tirando fuori, stanno sfruttando veramente quello che è in grado di dare l'hardware di questo drone, una cosa che io non avrei mai pensato, ma Absan ci sta riuscendo davvero. Peccato secondo me avere bruciato un po' di credibilità quando l'hanno lanciato, sia nel modo in cui l'hanno diciamo messo in vendita, cioè veramente pochi pezzi, arrivati solo ad alcuni, ad altri arrivati in ritardo, cioè veramente questa cosa, in più ovviamente è arrivato con un firmware e degli aggiornamenti applicazione ancora tutti da fare, però per il resto un grande grande drone. Quindi tutto quello che ho provato oggi mi è piaciuto per quanto riguarda le novità di questo drone, ma adesso sto aspettando che arrivino questi 48 megapixel, perché erano diciamo programmati per il 20 di ottobre l'aggiornamento, ma non è arrivato ed è adesso stato posticipato al 30 di ottobre. Non vedo l'ora di provare, perché se anche dal punto di vista foto riescono a tirargli fuori una qualità alta, davvero ragazzi, tanta tanta roba per questo drone, che comunque, ripeto, ancora tanto da migliorare, ma perché lui è in grado di dare molto di più dal punto di vista hardware. E poi un appunto che volevo fare per quanto riguarda la batteria, ragazzi, dura davvero un botto, la batteria è incredibile, è pazzesco. Io lo uso quasi sempre senza i sensori anticollisione attivati, perché comunque consuma un po' meno batteria, a meno che abbia la necessità, perché volo con l'active track o meno, ma se ovviamente volo sul lago non li tengo attivati, perché comunque è solo uno spreco di energia. Quindi ragazzi, per adesso questo mio video finisce qua, vi ho portato quello che secondo me sono le caratteristiche attuali di questo drone, le, diciamo, le possibilità e le potenzialità attualmente di questo drone, che sono davvero davvero incredibili. Quindi ragazzi, se questo mio video, in questo mio aggiornamento per quanto riguarda questo Absan Zino Mini Pro vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram, dove porto tante novità, spoiler, voli in FPV, stampe 3D, tantissime cose arrivano lì. Sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità, potete assistere aggiornamenti. Ciao!